Anche un vecchio esperto come voi a volte fa qualche sbaglio, eh? Maledizione, non sarebbe successo se non t'avessi visto vestito in quel modo. Perché? Non vi sembro forse molto elegante, eh? Vai a una sfilata di carnevale? Non scherzate, ce n'è voluto per trovare quest'abito. Ma perché te lo sei messo? Sto facendo la prova della cerimonia nuziale. Cerimonia nuziale? Non lo sapete, Charlotte sta per avere una nuova madre. Lo so, ma faranno anche una cerimonia nuziale? Ma in che mondo vivete? State sempre a guardare le stelle e non sapete come si comportano gli uomini. Non fare tanto il saputo, ragazzo. Però è vero che mi piace guardare le stelle. Santo cielo, ma non è Charlotte? Ehi! Stavo proprio parlando di te, ciao! Ciao, Charlotte! Congratulazioni! Mi fa piacere, molto! Ma in che modo buffo ti sei vestito? Vai a una sfilata di carnevale! Hai detto proprio le stesse parole del vecchio Melville. Charlotte, tu mi inviterai certamente alla cerimonia nuziale, non è vero? Tanto se non mi invitassi ci verrai ugualmente. Non ti capisco, Sandy. Ho appena compiuto 12 anni, come puoi pensare che possa sposarmi? Sarai un po' troppo giovane, non ti pare? Che ne dici? Che bello scherzo! Ma che cos'hai da ridere? Nessun uomo sposerebbe mai un rompicollo come te, non credi? Sandy, ti odio! Charlotte! Ma Sandy stava parlando dell'arrivo della tua nuova madre. Come la mia nuova madre? Ma non ti arrabbiare, lo sanno tutti al villaggio. Non è forse vero? Lo sanno tutti. Certo, e la tua nuova madre viene da Parigi, non è vero? Non ho mai visto una donna francese, ma deve essere sicuramente molto bella. Le francesi sono tutte belle. Sarà una vera maliarda. Ma perché fai così, Charlotte? Perché non mi piace il tuo modo di parlare. Mettetela, finitela di litigare, invece fatemi capire un po' meglio. Allora, mi vuoi dire com'è la tua nuova madre? Tanto per cominciare, non è la mia nuova madre. Come? È la mia vera madre, da cui sono nata. Ma Charlotte, tuo padre vive in questo villaggio da più di 10 anni ed ho sempre saputo che ha vissuto soltanto con te. Molte cose non sapete, signor Melville. Non lo sapevo, mi dispiace. Di che cosa ti dispiace, Sandy? Credeva di dover partecipare alla cerimonia del matrimonio di tuo padre, perciò si è vestito così. Ah, ecco, ora sì che capisco tutto. Beh, però il vestito servirà lo stesso. Quando verrà tua madre farete certo una festa. E tu ti comporterai sicuramente più da signorina. Beh, questo sarà un bene per tutti. Fatti gli affari tuoi, Sandy. Ma perché sei di cattivo umore? Tu sai che significhi vivere con una madre? Sai che non posso saperlo. Io sono stato abbandonato da mia madre appena nato. Perciò non puoi dire che sia una cosa tanto allegra. Ma Charlotte... Quindi non meravigliarti del mio umore. Signor Melville, avete finito la ruota del carro? No, ma penso che la finirò in giornata. Fate presto. Ci serve. Sandy, perché non ti levi quel vestito e gli dai una mano? Arrivederci! Charlotte ha ritrovato sua madre. Ma non sembra affatto che questo l'abbia resa felice, non vi pare? È solo turbata. Dite. Già, si sente smarrita e non sa che cosa fare. Una novità sconvolgente per lei. Finalmente vedrò la mia mamma. Ma anche così, ad occhi chiusi, non riesco ad immaginarmela. Come sarà mia madre? Somiglierà alle altre? Non piangere, tesoro mio, non piangere. Opla! Quando mia madre mi lasciò, ero molto più piccola di quel bambino. Chissà come sarà. Lo sai, ho deciso di andare a studiare le altre madri. Thank you.
Svegliati! Charlotte, sono qui! Sammy, come hai fatto a chiuderti dentro? E non mi sono chiuso, fammi uscire! Ah, finalmente, ce l'ho fatta! Ma perché eri andato lì dentro? Non c'era andato di mia volontà. Mi ci ha chiuso mamma per punizione. Ah, tua madre, dovrai aver fatto qualcosa di grave. Mamma è sempre la più cattiva. Mio padre mi dà un pugno e la fa finita. Lei invece mi chiude al buio nella stalla per intere giornate, capisci? Non parlare così. Io ti invidio. Tu hai una persona sola che ti rimprovera. Ah, ma presto sarai rimproverata anche tu da due. Dimmi, sai dove sia tua madre adesso? Perché? Le vuoi dire tutto? No, voglio soltanto vederla. E perché? Sto studiando le madri. Stai studiando le madri? Che vuol dire? Buongiorno, Charlotte. Signora? Ho da fare. Che cosa vuoi, Marta? La signorina Charlotte, la figlia di André, vi vuol parlare. Charlotte? Ah, sì, falla entrare. Bene, signora. Buongiorno, signora Gordon. Oh, mia cara Charlotte, sono proprio felice di vederti. Congratulazioni. Mi ha fatto molto piacere sapere che tua madre, che ti aveva abbandonato, si è pentita e tornerà a casa. Ora che tornerà tua madre, potrai finalmente diventare una brava bambina. Devo dire che purtroppo ti mancava molto la presenza di una madre, povera Charlotte. Ma mio padre ha sempre avuto tanta cura di me. Sì, ma per un uomo è impossibile allevare bene una bambina, non lo sai? Una bambina ha bisogno di avere sempre tutto l'amore e la tenerezza di una madre, è così. E mi sai dire quando arriverà tua madre? Beh, ancora non lo so con precisione. Appena sarà arrivata avrò il piacere di invitarla subito a casa mia. Io sono stata a Parigi da ragazza e quindi ne potremo parlare per giornate e giornate intere. Sì, certo. Sammy! Sammy! Accidenti, m'ha visto. Sammy, chi ti ha fatto uscire? Vuoi forse un'altra lezione? Se riesco a prenderti te ne faccio pentire amaramente. È questa la tenerezza delle madri. È nauseante. Spero che la mia mamma non se ne metta tanto così anche lei. Che cos'è, Kathy? Mamma e papà stanno litigando. Di nuovo? Ma chi è che ha cominciato? Ah, sei bravo a battere tua moglie, ma non a guadagnare abbastanza per comprarti almeno un misero pezzetto di terra. Non ne posso più di queste storie. Se non la fai finita, la faccio finita io. È così. Adesso ti faccio vedere io. Vieni! Ah, tu non ti puoi permettere di trattarmi così. Ho paura. Oh, sta calma, tra poco non avranno più niente da rompere. La colpa è di mamma. Vedrai che presto papà riuscirà a comprarsi un ranch e mamma sarà contenta allora. Che c'è, Charlotte? Sto pensando a una certa cosa. Se mamma verrà, non vorrei che fosse una donna vanitosa, sciocca e cattiva. E che avesse un carattere collerico e violento, ma che fosse tanto buona. Papà! Ciao, Charlotte, sei tornata tardi, però.
Ho aspettato che fosse pronta la ruota, ma Melville non l'ha finita. Non importa, purché faccio in tempo per andare a prendere tua madre. Stai riordinando casa, papà. Voglio che sia un po' più pulita, se no la mamma che penserà. A proposito, senti, Charlotte, perché non ti metti una gonna da ora in poi? Che? Vuoi che mi metta una gonna? Certo, se te la metti la mamma non ti prenderà per un maschio. Però lo sai, papà, che con i pantaloni è più facile governare gli animali, Charlotte, no? Charlotte, obbedisci, vatti a cambiare immediatamente. Guarda, guarda. Scemo, lo so da me che la gonna non mi sta bene affatto. Ma no, invece sei carina. Non rivoltare la frittata ora. Io non rivolto proprio niente. Ti trovo carina davvero. Bene, adesso ho da fare una cosa con tuo padre. Papà si trova in casa. E perché? È malato? Pare che sia diventato troppo fine per potersi occupare degli animali. Eh? Che cosa vuoi dire? Va a vedere da te stesso. Vieni qui, fiocco, dove te ne vai? Come ti è saltato in mente? Tu sei un agnellino e non un vitello. Vieni. Sta con tua madre e non con le altre. Che c'è? Katie, perché ti nascondi da me? Beh, ecco, credevo che tu fossi arrabbiata con me. No, non sono arrabbiata. Katie! Signore, spero che vada bene così. Sembra buona. Ed ha anche un buon odore, papà. Questa è la bouillabaisse francese. Come hai detto? Un piatto che piace molto a tua madre. E adesso mangiamola finché è calda. Ah, non andate lì. Ora il vostro posto è qui, signorina. Ma perché? Quello è il posto di mamma. Che? Di mamma? Posso andare, signora? Oh, certo. Andrea. Siedi, Charlotte. Beh, è abbastanza buona, non è affatto male, sì. Ma se l'avesse fatta tua madre sarebbe certamente migliore. Charlotte, ma non ti senti bene per caso, eh? Dimmi. No, per me basta. Ma perché ti alzi? Non hai mangiato quasi niente, scusa. Non ho più appetito. Aspetta un momento. Non sei contenta che torni tua madre? La verità è che non te lo so dire. Non lo sai dire? Ma Charlotte, ma lo sai che si tratta della tua vera madre o no? È vero, però io non l'ho mai vista né conosciuta. Perché, papà? Charlotte, non ti permetto di parlare di tua madre in un modo simile, capito? Io non voglio la mamma. Non la voglio. Non la voglio vedere. Fermati, Charlotte. Così tuo padre ti ha picchiato. Sì, e non l'aveva mai fatto prima, mai ti dico. E con tutta la sua forza. È cambiato, non è più il padre tenero e dolce che era stato su, finora. Charlotte, non piangere. Charlotte, Sandy, perché non entrate in casa? Prenderete freddo là fuori. Va bene. Vieni qua, Charlotte. Prova a dare un'occhiata. Subito. No, aspetta. Devi prima asciugarti gli occhi, sennò le stelle ti sembreranno confuse. Di un po', Sandy. Sì, signor Melville. Ce l'hai un fazzoletto? Sì. Scusa se è un po' gualcito. Grazie, Sandy.
Mi sono raffreddato. Che meraviglia! Non sapevo che le stelle potessero essere tanto belle! In questo momento, forse anche tua madre sta guardando il cielo pieno di stelle sulla nave che la porta in Canada. Mia madre! Charlotte, io capisco bene quello che tu provi adesso. E io posso capirlo meglio di lui. Tu stai per incontrare tua madre. Dopo averla creduta morta per più di 10 anni. Ti senti quasi come se ti avessero fatto un incantesimo. Ha ragione. È naturale che tu debba sentirti preoccupata. Ho una gran paura. Ho paura che ogni cosa possa cambiare. Certo che tutto cambierà. Ma non devi aver paura, perché tutto cambierà, ma per il meglio. Sii contenta, Charlotte. Sandy, che cosa faresti se potessi anche tu rivedere tua madre? Le darei un bel pugno. E perché? Per avermi abbandonato quando ero ancora in fasce. E poi che altro faresti? Poi le direi tutto quello che penso di lei. E dopo? Dopo? Che faresti dopo? Beh, suppongo che dopo non potrei fare a meno di chiamarla... Mamma. Direi di sì. Ma certo, non c'è che una persona che si possa chiamare mamma. Questo lo sapevi anche tu, vero Charlotte? È sicuro, lo sanno tutti. Oh! Chi è che bussa? Sono André. Mia figlia è lì da voi? È tuo padre. Che cosa gli devo rispondere? Papà. Charlotte. Sono stato in pensiero. Beh, ora andiamo a casa. Grazie, caro Melville, per la vostra cortesia e arrivederci e a presto. Buonanotte, Charlotte. Grazie, signor Melville. Ci vediamo domani, Sandy. Ma papà, come mai non sei venuto giù a cavallo? Perché cavalcando avevo paura di non riuscire a vederti. Mi dispiace tanto di averti fatto stare in pena per me, papà. Ma no, cara, sono io che devo chiederti scusa. Oh, papà, papà! Charlotte, non ti voglio certamente imporre l'immagine dolce e affascinante che ho di tua madre. Ma ti assicuro che quando la conoscerai ne resterai incantata. Deve essere vero se l'ha amata un uomo come te. Certo, e se ha saputo darmi una figlia meravigliosa come te. Papà! Poco fa ho ricevuto un telegramma che dice che mamma arriverà a Quebec dopodomani. Oh, dopodomani? Buonasera, padre Jacques. Buonasera, André. Fate una passeggiata con vostra figlia. Eh già, certo. Padre, vorrei fissare la data di una cerimonia nuziale. Cosa? Bene. E chi è che si sposa, mia cara? Si sposano mamma e papà. Charlotte, ma che ti salta in mente? Voglio far conoscere la mia mamma a tutta la gente del villaggio e voglio che siate voi a presentargliela. È una bella idea. E il Signore ti benedirà per averla avuta. Ma Charlotte, che stai dicendo? C'è qualcuno che si aspetta di assistere a una cerimonia nuziale. Ma Charlotte... Papà e mamma hanno già celebrato in chiesa il loro matrimonio. Ah, però possono celebrarlo di nuovo. Dico bene, padre? Mm-hmm. Celebrarlo di nuovo con la stessa persona è possibile. E allora d'accordo, siamo intesi, padre. Ah, Charlotte. Voglio essere io a tenere lo strascico della mamma. Oh, fiocco, che fai qui? Sei scappato ancora una volta dal gregge. Deve essere venuto a fare festa anche lui. Eh già. E in quel momento, la nave che portava a bordo la mamma di Charlotte si stava rapidamente avvicinando al Canada, sotto la luce delle stelle. Non vedo l'ora che arrivi la mia mamma. Non riesco a immaginarmi come sarà.